Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Danilo e questo è il nuovissimo Spark, lo Smart Practice Amp della Positive Grid. Vi posso assicurare che è davvero molto smart. Chi mi segue su Instagram sa che è qualche giorno che sto provando il nuovissimo Spark della Positive Grid e ora, dopo averlo provato e testato a fondo, ecco cosa ne penso. Ah, se invece non mi seguite su Instagram, beh, fatelo subito. Questo è il mio profilo. Ma ora non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Lo Spark è un amplificatore pensato e creato per fare pratica in casa. L'ampli è composto da due casse full range che producono 40 watt, quindi può avere un volume decisamente alto per essere un practice amp da casa, ma comunque lo potete usare tranquillamente a volumi bassi senza comprometterne il suono. Nella parte superiore troviamo un selettore per decidere che tipologia di ampli vogliamo. Anche basso e chitarra acustica, per esempio. Poi i classici controlli a cui siamo abituati per qualsiasi ampli. Inoltre abbiamo l'accordatore, che come pecca non mostra la nota che stiamo suonando, ma se la chitarra è più o meno già accordata, questo ci aiuta a renderla perfettamente intonata. Abbiamo inoltre un tap tempo per il delay e la possibilità di salvare fino a 4 preset. Nella parte posteriore abbiamo l'ingresso dell'alimentazione, un ingresso ausiliario e un'uscita USB. Inoltre possiamo semplicemente utilizzare lo Spark come se fosse uno speaker Bluetooth e quindi inviare la nostra musica dal proprio smartphone tramite Bluetooth. Ed è proprio grazie al Bluetooth che lo Spark si collega alla sua companion app. Infatti è proprio qui che comincia la parte smart dell'amplificatore. Ecco i 5 punti che rendono lo Spark l'amplificatore più smart e unico nel suo genere attualmente disponibile sul mercato. Funzione numero 1. La companion app dispone già integrata di numerosissime backing track che variano da ogni genere, al blues, al funk, al jazz, al rock. Questo vi permette di potervi esercitare e sperimentare un pochino. Quindi questo ci invoglia a non suonare soltanto cover come qualcuno è solito fare, ma anche quello di scrivere una solo o fare jam su una backing track. Funzione numero 2. La Spark App può essere collegata a Spotify, Apple Music e YouTube, quindi potete cercare e riprodurre qualsiasi tipologia di brano. Grazie alla funzione AutoChords, l'applicazione Spark ci darà in tempo reale una chart con gli accordi della canzone che stiamo riproducendo. Inoltre avremo la possibilità di loopare una sezione o addirittura rallentare il brano, una funzione davvero molto comoda quando si sta studiando un brano nuovo. La funzione numero 3 è assolutamente la mia preferita. Si chiama Smart Jam. E in cosa consiste? Praticamente noi abbiamo la possibilità di suonare un accompagnamento o un riff all'applicazione, lei ascolterà quello che abbiamo suonato e in automatico cosa fa? Creerà una base che si adatta a livello di accordi, di struttura, a quello che abbiamo appena suonato. Lasciate che vi dia la dimostrazione pratica, che è molto più semplice. Come avete appena sentito, Spark ha creato non solo una base che si adatta a quello che ho suonato, mettendola semplicemente a loop, ma ha creato un'intera propria canzone composta da un intro, una strofa, un ritornello, una funzione davvero molto originale e molto smart. Ora passiamo alla funzione numero 4. Tramite la Spark App è possibile scaricare sul Tone Cloud più di 10.000 suoni già esistenti. Quindi, nel caso non aveste voglia di perdere troppo tempo a cercare di fare un suono adatto alle vostre esigenze, beh, direi che potete tranquillamente cercare sullo store e almeno uno che vi piace lo troverete sicuramente. Mettiamo che vogliamo cercare un suono nello stile di Slash, cosa basta fare? Basterà cercare sullo store la parola Slash e troverete un elenco di risultati di tutti i preset fatti nello stile di Slash da altri utenti. Per esempio, possiamo provare questo suono dei Metallica, creato da Rocco Di Filippo, che, nel caso tu ci stia guardando, ciao Rocco! Come avete notato, cercare un suono e provarlo è veramente molto facile. E vorrei ricordarvi che ci sono oltre 10.000 preset sullo store. La funzione numero 5 è legata alla sua connettività. Lo Spark, come vi dicevo all'inizio, dispone anche di un'uscita USB. Noi infatti possiamo collegare lo Spark tramite il cavo USB al nostro computer, che lo riconoscerà come scheda audio e quindi ci permette di registrare direttamente sul computer senza l'utilizzo appunto di una scheda audio. Se questi 5 motivi e i suoni che vi ho fatto sentire non fossero abbastanza, beh, lasciate che vi dica quanto costa. Lo Spark ha un prezzo di circa 280 dollari, che è veramente molto molto
molto basso per quello che questo Spark propone. Quindi, ricapitolando, lo Spark è un practice amp da casa, 40 watt, due coni full range, con la possibilità di salvare fino a 4 preset in locale e avere 10.000 suoni tramite la companion app. Tramite l'app potete utilizzare la funzione di backing track per gemmare, caricare un brano e la funzione autochord vi dirà come suonarlo per imparare a suonare il brano, utilizzare la sua uscita USB per utilizzarlo come scheda audio per registrare direttamente nel nostro computer e infine la possibilità di utilizzarlo come Bluetooth speaker anche se non avessimo voglia di suonare. Se volete ulteriori informazioni riguardo lo Spark, vi invito a cliccare il link in descrizione che vi porterà all'home page del sito, dove avrete anche la possibilità di acquistarlo. Bene, questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato utili le informazioni che vi ho dato riguardo allo Spark. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!